Buongiorno ragazzi, vedo le vostre domande, leggo le vostre domande, percepisco le vostre domande, insomma sono qui, solo che come avete notato sono un po' a fare una vacanza, piccola vacanzetta, se si può dire così. Ne avevo veramente bisogno, il mio cervello stava per esplodere. Immaginate voi, lavorare con la matrice del destino ci vuole tanta pazienza, consapevolezza, devi essere sempre acceso con la mente, devi essere abbastanza carico, soprattutto anche se parliamo di energia, anche prima di fare consulenza, devi essere energicamente pieno, carico, per poter condividere la tua energia, per poter donare, perché un lavoro con matrice del destino non rappresenta solo condividere tutto ciò che hai imparato, ma anche condividere la tua energia, donare, dare, aiutare al prossimo. E proprio per questo, quando una persona viene a fare una consulenza, dopo se ha fatto una consulenza buona, spesso ha la sensazione: oh, so cosa fare, so dove devo andare, perché tanto dipende non solo dalla modella, se si può dire così, ma anche dalla fotografo, insomma. Quindi, che cosa vi volevo dire? Non solo sono scomparsa, so che mi state bombardando con qualche messaggio, con qualche commento: mi sai dire questo, ma cosa significa questo, mi parli di questo, sì, vi vedo, vi sento, so che adesso devo un attimo staccare, tra qualche giorno ci sentiamo, spero tanto, se Dio vuole. Ho in mente un paio di progetti. Ovviamente non ho tanto tempo per poter lavorare con tutti, per poter darvi anche qui su TikTok tanta informazione, su YouTube tanta informazione, perché lavoro pure. Quindi la matrice del destino è solo perché ho voglia di essere utile, e con quel poco che sto facendo qui, se cambio cambio il pensiero almeno di una persona, è già una cosa positiva anche per me. Ovviamente alcuni di voi mi scrivono su messaggi privati tipo: leggi la mia matrice del destino, come se fosse così, cioè come se fosse una cosa super facile, una cosa super da un minuto. Queste cose non le faccio, non scrivermi, perché non vi risponderò mai, non vi rispondo perché non ho tempo per fare questa cosa. Se mi interessa una consulenza è un altro fatto, e neanche spesso riesco a farlo, perché è complicato, vi dico, che trovare tempo per poter fare una consulenza, ci vuole il tempo, ci vuole altro tempo, poi anche voi dovete avere il tempo, poi deve avere anche il tempo per studiare, approfondire una data di nascita, e tutto il tempo, la questione del tempo, insomma. Torno presto, quando torno cerco di rispondere a tutte le domande, quelle che mi state domandando qui su, su TikTok, su YouTube, ne vedo un paio. Vi ringrazio perché il mio cuore veramente sorride capendo che ci sono tante persone che vogliono capire qualcosa. Io non sono un guru, non sono il Dio, non so tutto, ma ciò che so vi do. Baci, abbracci da Natalia.